Racconti più o meno cosa è successo, che cosa hai visto sostanzialmente. In pratica stavo tornando da lavoro e ho visto... Che lavoro fai, scusami? Io sono un operaio, lavoro in fabbrica. E in pratica ho notato che c'era qualcosa sulla strada, proprio in mezzo. Mi sono fermato e ho notato che c'era questo bambino piccolino. E poi abbiamo subito avvertito... c'erano degli operatori della seta. E abbiamo chiamato poi anche i soccorsi, sono arrivati e poi siamo riusciti a farli arrivare in tempo, sono arrivati, però alla fine non c'è più stato niente da fare. Cioè, quindi tu sei arrivato in macchina e hai visto questo fagotto in mezzo alla strada sostanzialmente, esatto. Ma non c'era nessuno, la strada era deserta? Esatto, non c'era nessuno. Il bimbo era nudo, non c'era niente? Non c'erano oggetti o cose vicino al bambino? C'era solo una straccetta. Ma lui era avvolto dentro, in pratica? No, era di fianco. Ma hai percepito che stava ancora respirando oppure... No, all'inizio pensavo che non respirava più, no. Per quello. Ma ti sembrava ferito, cioè sicuramente era sporco, però ti sembrava fosse ferito da qualche parte in testa? Ma non so, nel momento non ne sono tanto accorto. Aveva ancora il cordone ombelicale, vero? Sì. Quella è la strada che fai tutti i giorni per andare a casa, per tornare a casa, immagino. Sì. Lavori a Settimo o fuori? No, lontano. E quindi ce la fai tutti i giorni? Ma sì, diciamo che ho iniziato da poco a lavorare là, quindi sì. È quello. È una strada trafficata a quell'ora? No, di notte no. Che ora è? Le 6:15, no? Cosa? Erano più o meno le 6:15, no? Sì. Senti, ma visto che abiti qua in zona, non hai notato qualche ragazza, qualcuno che potrebbe essere? Ho capito. Vabbè. Grazie. Grazie mille. Grazie, scusa ancora di